50 anni di Avis Toscana è una festa celebrata al teatro Nicolini di Firenze, con dati che nel 2022, a fronte di un calo complessivo di soci, mostrano però un aumento dei donatori e volontari con meno di 25 anni, e contano oltre 500 giovani donatori in più rispetto al 2021. L'evento nel capoluogo toscano aveva per titolo Futuro in corso: 50 anni di Avis Toscana. È un momento per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questi 50 anni e guardare anche i prossimi 50 anni all'insegna della sinergia, dei territori, della comunicazione di genere e generazione ed è anche tutte le persone che hanno collaborato con noi in questi 50 anni. Tanti partner, sarebbe lungo eh, elencarli tutti, ma veramente ognuno di loro è stato prezioso. È un pensiero speciale. A tutti coloro che hanno donato e a tutti coloro che hanno ricevuto sangue, plasma e demoderivati. È grazie a loro che Avis Toscana c'è e è per loro che Avis Toscana continuerà a lavorare per questo futuro in corso. L'Avis non è solo un'organizzazione di donazione del sangue, è una vera e propria comunità. Bartoletti, il suo fondatore nell'area fiorentina in Toscana, era un uomo che aveva fatto il consigliere comunale. Ma a un certo punto gli interessava meno la politica di quanto invece gli interessava organizzare organizzare i donatori del sangue. e Bruno costruì l'Avis prima a Firenze, poi in Toscana e io non manco mai il primo di novembre di essere lì a Samignato a Monte, nella sua tomba, a salutare colui che generò un'organizzazione che oggi è la più importante in Toscana per la donazione del sangue e a cui anch'io mi sento una o due volte l'anno eh, di poter dedicare quel gesto che ora con una lettera chiederò a tutti i diciottenni.